I mari, i monti, i laghi, le terme e le città d'arte come lei, il capoluogo del Veneto, Venezia. Tutti riuniti nel nome dell'inclusione con il progetto regionale di turismo sociale inclusivo con anche la ULS 3 Serenissima. A Venezia, partner del progetto, le remiere con l'associazione di Punta San Giobbe, la remiera Canareggio, gruppo Tre Archi, Sette Mari e Serenissima. Non a caso, all'evento di chiusura delle attività estive, i partecipanti sono arrivati alla residenza San Lorenzo di Castello, vogando per buona parte della laguna. Eccoli felici e raggianti per questa nuova esperienza di vita. Questo progetto ha lo scopo di avvicinare le persone diversamente abili ai luoghi di riposo. È nato con questo spirito, poi nel tempo è cresciuto dalle nostre tre aziende capofila, la 3, la 4 e la 5, si è esteso su tutta la regione e tutti i luoghi belli della nostra regione sono accessibili a tutti i cittadini, anche quelli che hanno delle disabilità. Ed è proprio da Chioggia a Venezia che l'ULS 3 Serenissima ha promosso le spiagge inclusive. Gli anni scorsi l'abbiamo fatta a Chioggia, quest'anno abbiamo deciso di farlo qui a Venezia anche per far capire che pur essendo una città difficile e complicata è in grado di ospitare anche le persone che hanno qualche problema. Sport e ricreazione come pet therapy, beach tennis, SUP, spike ball, tra proposte ludiche ma anche lavorative. Vedi autonomia abitativa in spiaggia, nel senso che queste persone al mattino generalmente svolgevano attività lavorativa nello stabilimento balneare e poi la sera potevano rientrare nelle proprie strutture e vivere un'esperienza di comunità. Coinvolto pubblico, privato e terzo settore, con educatori, volontari ma anche imprenditori e i sindaci dei territori. È da questo progetto che un lavoro temporaneo potrebbe diventare a tempo pieno per molte delle persone con disabilità che vi hanno preso parte. Abbiamo la volontà e lavoriamo perché questo succeda. In alcuni casi sì, succede, in alcuni casi certo succede. È un segnale di civiltà, di rispetto e di attenzione alla persona. Il nostro compito è portare tranquillità, salute, serenità all'interno di tutta la popolazione e anche le persone più disagiate, le più sfortunate devono avere un'occasione per potersi anche direi godere il periodo estivo.